delegato Fi Platina Gianni Volpe alla premiazione da Paolo Russo, un applauso. E allora andiamo col miglior giocatore pallacanestro serie CD regionale. I nomi sono tutti della Fabiani Formia, Gabriele Rinaldi, Angelo Udone e Mirko Riccardelli. Ci hanno quasi lasciato solo stasera, Gabriele. Ce n'è solo uno, speriamo che sia il vincitore. Gabriele Rinaldi, è lui? Sì, è lui il vincitore per il campionato di Serie C regionale con la maglia della Fabiani Formia, mai già titolare da qualche tempo. Hai raccolto un'eredità importante in casa Giallo Lupiglio, visto che in casa Fabiani ci si tiene alla distinzione dei colori giallo rubiglio, mai giallo rosso, però l'eredità del capitano Giulio De Nucci, che ha anche vestito altre maglie del Sensi e dello Scauli, però lui più di tutti si è identificato con la Fabiani. Tu stai pian piano raccogliendo questa eredità. Sì, speriamo di portarla avanti. Quest'anno è stato un anno un po' difficile, speriamo di risalire, visto che 2 anni fa abbiamo rischiato di salire in C1, speriamo di migliorare e tornare ad altri livelli. Rischiato tra virgolette di salire in C1? Sì, tra virgolette, nel senso non era aspettato, però siamo arrivati in finale. Poi soprattutto nei momenti in cui la tua società si appresta a vivere il suo 60° compleanno, quindi già un momento importante per un club storico. Sì, quest'anno sarà la festa a luglio ed sarà molto importante. Bene, grazie Gabriele, in bocca al lupo, speriamo che la Fabiani possa confermarsi ad altri eventi. E allora adesso passiamo al miglior giocatore pallacanestro serie C nazionale dilettanti, con i tre rappresentanti che non sono presenti della Sera Pocaeta perché hanno appena vinto le semifinali playoff. A ritirare i premi, perché c'è il premio più delle medaglie, ci sono il dirigente responsabile Fulvio Zucca e l'addetto stampa Giampaolo Agricola. Adesso Paolo farà la domanda al dirigente sul campionato, quindi sarai tu a specificare il perché. Io do i tre nomi con il vincitore, che sono Antonello Lilliu, Massimo Macaro e Stefano Marrocco. Il vincitore è Antonello Lilliu. La vittoria è andata a Antonello Lilliu, è stato quasi un plebiscito da parte di tutti gli sportivi, quindi può ritirare il premio anche. Lo ritira giustamente il dirigente responsabile in questo momento, Fulvio Zucca, e poi non sono presenti i giocatori perché sono già in palestra a lavoro. Domenica comincerà questa finale, l'atto decisivo per il campionato di divisione nazionale C contro il Marino. Comincerà questa serie, una nuova serie, una nuova settimana da vivere con grande trepidazione per una squadra che poi si è confermata su livelli molto alti. Lo chiedo a Fulvio Zucca, presidente dirigente, quello più vicino forse alla squadra per tanti motivi. Avete superato alla grande, questo va detto, la briglia, quindi siamo vicini ad un nuovo punto. Vi siete già confermati su livelli importanti, perché anche l'anno scorso siete arrivati in finale, poi non andò benissimo. Questa volta però, anche con il beneficio di questo avvenire in casa, il colpo deve arrivare. Sì, adesso abbiamo, si dice, abbiamo il vantaggio della partita in casa, ma è un vantaggio che si può dire quasi azzerato, perché alle finali si parte da zero, anche se abbiamo vinto il campionato, però le finali hanno un'altra storia. Lascio anche una domanda a Giampaolo Agricolo, che l'ha detto stampa del club e poi anche il nostro collaboratore di Colpo Sport, uno dei più validi del nostro gruppo. Giampaolo, poi premio che consiglierete sia a Lilliu che a Marrocco, a Macaro. Lilliu penso che insomma si sia confermato come forse l'acquisto più illuminato di questa stagione. Sì, ha aggiunto quella qualità che forse l'anno scorso mancava in fase offensiva, però chiunque sarebbe andato a questo premio, quando parli di stasera Pocaeta, parli di squadra, quindi a chiunque sarebbe andato avrebbe meritato questo premio. La squadra, abbiamo già detto, è già al lavoro, adesso è già in palestra agli ordini di Nardone, quindi comincerà questa grande avventura. Confermiamo le date: 3 giugno in casa con il Gaeta alle 18, in casa con il Gaeta alle 18, il 7 ci sarà questo ritorno a Marino e poi eventuale terza il 10 sempre a via Marino. Sì, alle 18, tutto confermato per il momento, poi ci saranno variazioni, lo
faremo sapere. Vedremo, in bocca al lupo, e speriamo che quest'anno Gaeta possa finalmente raggiungere questo obiettivo. Applausi, in bocca al lupo. Passiamo adesso al miglior giocatore pallacanestro Serie B con i tre rappresentanti dello Basket Scauri, Simone Bagnoli, Gabriele Pignalosa e Franco Cicciotti. Stanno arrivando quindi i responsabili, i protagonisti di questa annata importante, Bagnoli, Ricciotti, Pignalosa, con Gian Nicola Turco, quindi andremo alla programmazione del vincitore. Vincitore è Simone Bagnoli. Quindi è andata a Simone Bagnoli, la conferma, andiamo a ritirare dalle mani di Gian Nicola Turco. Simone rapidamente anche a favore di telecamera, anche perché poi sei imponente nella tua forza, nel 205 centimetri se non sbaglio, 32 anni da fare a dicembre, quello lo faremo più avanti, quindi dicevo, questo non sia mai detto, toscano di origine, sei arrivato tardi, diciamo, a Scauri, sei arrivato con la finestra del mercato invernale dopo l'esperienza di Rieti, hai fatto tanta pallacanestro a tantissimi livelli anche in Serie A. Questa esperienza Scauri, al di là del risultato finale dopo questi 5 mesi, che impressioni, che bilancio puoi tirare? Beh, è un bilancio sicuramente positivo, perché con tutti i problemi e le difficoltà che sono state quest'anno, la squadra comunque sia, si è visto che è stata una squadra unita e è arrivata a un ottimo obiettivo che sono stati i playoff. Purtroppo non ci sono qua tutti i miei compagni, perché il premio di solito quando si parla di basket si parla di squadra, quindi anche se qua c'è il mio nome sopra, il premio appartiene a tutta la squadra. Cosa posso dire? Un grazie a tutti per quello che abbiamo lavorato. Due parole per anche con i compagni, Dante Ricciotti, il playmaker, ormai sei un abitué di questo record, hai vinto l'anno scorso se non mi ricordo male. No, 2 anni fa, perché lo scorso anno vinse Nicolas Regheni, e poi Gabriele Pignalosa, hai vinto anche 3 anni fa Minturno, c'è qui Massimo Moni che era responsabile dello sport all'epoca. Insomma, penso che Simone abbia già detto tutto, però fondamentalmente l'importante è che comunque nei campionati di Serie B si è riuscito a confermarvi su livelli importanti. Sì, quella era la nostra idea. Cioè. Purtroppo ha ripreso No, l'idea era questa, finire nel miglior modo possibile, perché magari c'erano stati un po' di problemi e tutto qua. Abbiamo raggiunto l'obiettivo, siamo contenti. Gabriele, quindi tu sei ritornato a Scauri, hai fatto dove hai sempre fatto la tua parte, sia nella prima esperienza scaurese che anche quest'anno, quindi penso che tu a livello personale penso possa essere comunque soddisfatto. A livello personale sono soddisfatto, non tanto per come è andata la stagione, perché penso che comunque potevamo arrivare più in alto quest'anno, che comunque sono stati spesi molti soldi, quindi la squadra era forte, così. Diciamo, senza voler offendere nessuno, avevate incontrato Reggio Calabria, primo turno, non era proprio l'avversario comodo. L'unica cosa, spero che il Basket Scauri si confermi anche l'anno prossimo in Serie B2, anche se magari non ci siamo. Lo speriamo tutti, grazie e bocca al lupo. No, allora io chiedo ai giocatori se possono di rimanere lì insieme al delegato FIP, perché adesso c'è un premio speciale al servizio dello sport. Per impegno e dedizione al servizio dello sport, un premio a un dirigente del Basket Scauri, Roberto Chicora. Roberto, amico dello sport, più del basket, poi amico davvero dello sport, sempre in, diciamo, a disposizione, sempre amico di tutti, sempre in prima linea nel approccio del basket, questo è per te ovviamente. E poi vicino a questi ragazzi, penso hanno già detto tutti, penso questo possa essere da parte nostra una piccola soddisfazione, poi chissà che magari qualche altra squadra, la tua squadra da cui porti il nome sulla tuta possa darti altre soddisfazioni. Grazie e ringrazio tutti per la bella manifestazione. Sono emozionato, il mio premio lo dedico soprattutto a loro, alla società e ai tifosi tutti.
Bene, poi due parole rispetto anche con Gianni Colavolpe, che non solo è il presidente provinciale della Federbasket, però poi anche amico, anche lui ha vissuto tanti anni dirigente del club biancoceleste, l'auspicio di vedere cose importanti sotto il profilo cestistico, hanno già detto tutti questi ragazzi, in Bagnoli forse di comprare ha preferito sedersi, però comunque. Grande, è molto. Guarda, questi rumors che si sentono, spero che siano soltanto delle voci in giro che possono essere facilmente colmate, che non diventi un terremoto cestistico, perché sennò gravissimo per Scaudi, per Pagliazza, per tutto il golfo, che si verrà un campionato di eccellenza nazionale dopo tanti anni di sacrificio, di esposto, di denaro non indifferente. Io faccio un appello a tutti i tifosi di Scaudi, alle forze politiche. Io mi impegnerò nel limite del possibile come federazione a dare una mano dove posso arrivare, sono disponibile 24 ore su 24, Scaudi non deve perdere più tempo. Ma siamo sicuri insomma, che alla fine Scaudi in comune troveranno la soluzione per andare avanti, anche perché poi insomma, si sta maturando una sorta di derby con Gaeta che facciamo proprio adesso, ci tiriamo fuori insomma. Ma indubbiamente il derby con Gaeta, incrociamo le dita, io sono un bocca al lupo da parte mia di tutta la federazione, è chiaro che avere due squadre che partecipano a un campionato nazionale di questo livello è un onore per noi, per la federazione, per tutti gli sportivi del golfo. Non soltanto parole, fatti, perché il 5 luglio scadono i termini di iscrizione al campionato di B di eccellenza, il quarto campionato nazionale dove Scaudi, spero con tutto il cuore, incrocio le dita, Gaeta, possa diventare il fulcro di un basket nazionale. Grazie a tutti. Ma siamo sicuri che poi a causa della soluzione ai problemi verrà trovato. Intanto grazie ancora e bocca al lupo per quello che sarà il futuro. Allora.